Amici cari, buongiorno e benvenuti all'interno di questo nuovo video. È da parecchio che non faccio vedere il mio bel faccino qui su YouTube, ma oggi torno davvero carico a molla perché andiamo a vedere le migliori app da installare sul proprio Apple Watch. Direi di lanciare subito la sigla e andiamo a scoprirle insieme. Che i social abbiano conquistato ogni secondo delle nostre vite non fa più notizia. Ne siamo dipendenti e poco possiamo fare per cambiare la situazione. E se sognavate di poter guardare Instagram sul vostro Apple Watch, sappiate che la soluzione si chiama Lens for Watch. La sezione home banalmente mostra il vostro feed recente, con una visualizzazione accattivante e sempre ben leggibile. L'interazione con i commenti è senz'altro interessante, per quanto l'aggiunta di un nuovo commento richieda necessariamente la versione pro dell'app. L'inaspettata sorpresa riguarda il numero dei like, funzione disponibile su Lens nonostante la censura da parte della stessa Instagram. Tuttavia, la visualizzazione delle stories, l'accesso ai direct e altro ancora sono esclusiva della sola variante Pro, rendendo la versione gratuita particolarmente limitata. D'altro canto, l'acquisto in app è di soli $2.99 e garantisce la licenza a vita del servizio. Su iPhone è possibile visualizzare la percentuale batteria di Apple Watch. Ahimè, la funzione non è reciproca. A mettere una pezza a questa mancanza ci pensa Juice Watch ed è un assoluto must have. L'applicazione è tanto semplice quanto funzionale, mostrando in tempo reale sia la percentuale residua di iPhone che di Apple Watch. Per essere precisi, l'aggiornamento delle percentuali non è sempre istantaneo, ma si tratta ovviamente di un'inezia poco rilevante. E come non menzionare la presenza della complication dedicata, molto comoda e sempre di facile visualizzazione. Il mondo è bello perché vario, ma trovarsi all'estero e non sapere parlare la lingua locale potrebbe rivelarsi un vero problema. La soluzione arriva grazie ad iTranslate, un'app completa e curata nei minimi dettagli. Al solito l'interfaccia è minimale, mostrando in primo piano la lingua selezionata. Il servizio prevede due metodi di input, tramite dettatura vocale, senz'altro più pratica, oppure tramite scrittura a mano, adatta in ambienti più rumorosi. L'affidabilità delle traduzioni è notevole, suggerendo forme più colloquiali e meno scolastiche. L'elenco di lingue da cui attingere è pressoché infinito, con anche la distinzione tra i vari gruppi dialettali di cinese. Il servizio prevede anche la molto utile modalità offline, che per inciso viene proposta unicamente nell'abbonamento annuale di €39.99. Una volta archiviato il limite linguistico, sussiste un ultimo potenziale problema: la conversione del denaro in moneta locale. Per essere certi di ottenere un cambio corretto, XCurrency potrebbe davvero salvarvi la vita ed il portafogli. Una volta inserita la somma di denaro da convertire, l'applicazione vi restituirà il valore esatto con i tassi aggiornati al minuto. Così facendo si ha maggiore consapevolezza dei costi delle commissioni, mai troppo vantaggiose. Per quanto totalmente superfluo, è possibile visualizzare anche un grafico dell'andamento generale nell'ultima settimana. Carino, ma inutile. Almeno su Watch. La storia è sempre la stessa. Ascoltiamo una nuova canzone, ci piace, ma non sappiamo il titolo. Le applicazioni per smartphone esistono dall'alba dei tempi, ma su Apple Watch Shazam guadagna un 10 lode per immediatezza e praticità. La velocità di riconoscimento è da riferimento, riuscendo a captare i brani anche in situazioni particolarmente rumorose. L'app permette anche di visualizzare a colpo d'occhio le ultime canzoni riconosciute. Funzione comoda, per quanto non essenziale. Larry l'uccellino cinguetta anche su Apple Watch, questo grazie a Chirp, il client non ufficiale che permette di consultare Twitter al vostro polso. La sezione home ancora una volta rimanda alla bacheca personale, con una grafica sempre chiara e ben leggibile. L'applicazione vi permette di visualizzare i commenti di altri utenti, ma ahimè, per aggiungere un nostro commento è necessario utilizzare la versione Pro. Contro ogni previsione, Chirp supporta anche la riproduzione dei video, con una fluidità di assoluto livello. Tuttavia la velocità generale non è entusiasmante ed il caricamento di alcuni post potrebbe richiedere qualche secondo di troppo. Non manca la possibilità di visualizzare le menzioni, i mi piace o ancora le tendenze, per quanto limitate ad un numero di 5 hashtag nella versione gratuita. La versione Pro cambia le carte in tavola, sbloccando di fatto un gran numero di funzioni: l'accesso ai DM, alle liste, alla funzione cerca o ancora a tutte le tendenze disponibili nel proprio paese.
Indovinate, indovinate, anche questo video è giunto al termine. Io come sempre, al costo di ripetermi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di commentare qui sotto e di iscrivervi al canale. Mi raccomando, mannaggia voi, iscrivetevi al canale, è un'azione che costa davvero nulla, è a costo zero, è totalmente gratis, però mi aiuta ad investire e a credere in questo progetto. D'altro canto vi esorto anche a commentare qui sotto con le vostre applicazioni preferite su Apple Watch, perché non vi nego, vorrei fare un secondo episodio di insomma questa serie di Apple Watch, per cui magari potreste essere menzionati ed è un buon modo per interagire con voi utenti. Io in queste conclusioni mi dilungo sempre un po' troppo, per cui vi do appuntamento al prossimo video, spero davvero molto presto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!